Luciano, ti rincanti su quella volta a Riccione. La tua storia, Luciano. Come comincia il bambino, in che famiglia nasce e come poi approda al grande successo che ti ha visto testimone e artefice di nottate, di innovazione, imprenditoria e tanta, tanta musica. Vengo da una famiglia di contadini, famiglia patriarcale. A tavola non si cominciava a mangiare finché il nonno non arrivava, la nonna mi guardava in faccia, mi faceva così ora con la testa si poteva cominciare a mangiare. Perché lui lavorava i campi, un'infanzia molto bella, felice, non ho mai vissuto la fame, perché in campagna non si muore di fame. Periodo bellissimo dove mi sono fermato. I miei nonni mi hanno viziato, mio padre c'era poco a casa perché era un grande artista, un grande musicista, purtroppo lì inizia la malattia della mia famiglia con la musica, e poi lui era un grande sognatore, un po' come me. Negli anni 60 aveva un'idea, siccome lui suonava nei locali, ed era un periodo di trasformazione. La musica che andava nei night, alla Bruno Martino, a Carosone, è arrivato Fred Buscaglione, Adriano Celentano, la musica sudamericana, il mambo, il twist, cambio di generazione, la sua musica era superata. Allora dice, nella sua testa si inventa questo locale da ballo in un campo di patate in Viale Torino, a Riccione, dopo le Terme, che si chiamò La Baita. Noi non avevamo una lira, ci volevano qualche milione e mio nonno convinse, diciamo, il proprietario del terreno dove mio probabbo e la mia famiglia facevano i contadini, e una volta si chiamavano i mezzadri, e siccome aveva la stessa età di mio padre, il proprietario, ed era molto legato effettivamente, dice sì, ci sto. Però lui era una persona molto cattolica e credente. Dopo un mese o mezzo e mezzo, tutte ste donne, sti vizi, bere, non gli piaceva. A fine settembre dice: guarda, io ho speso 3 milioni, tu mi dai 1 milione all'anno per 3 anni e il locale è tuo. Mio babbo gli diede 3 cambiali da 1 milione l'una. E cominciò a pagare il locale nel 62, 63, 64. Fu la sua fortuna perché il locale esplose con un boom incredibile. Cominciò a fare già i primi grandi artisti, da Edoardo Vianello, alla Caterina Caselli, Mario Tessutto, tutte queste cantanti che negli anni 60 e 70 funzionavano, e il locale esplose e mio babbo raggiunse quella soddisfazione e che ha sempre sognato di riuscire ad arrivare, ad uscire dalla campagna dove c'era una miseria della Madonna, si dice da noi, e raggiunse il suo sogno e il suo obiettivo. Nel frattempo ci siamo trovati un grande artista in famiglia, perché mio fratello sicuramente è stato uno dei più grandi musicisti d'Italia. E crescendo con i grandi musicisti che frequentavano i locali, e tutti i grandi musicisti alla fine della serata, dopo le 2:30, si facevano le jam session, e Gasper è cresciuto con questi, con Pier Giorgio Farina, con Tullio De Piscopo alla batteria, è cresciuto con Paolo Zavalone, con Engel Gualdi. Un grande estimatore di Gasperi. Lucio Dalla. Lucio Dalla, brava, grazie. Anzi, Lucio Dalla veniva da me quando nessuno lo prendeva, io lo pagavo 180.000 lire. Non veniva per venire alla baita, veniva perché il pomeriggio si divertiva con mio fratello, facevano il duetto, suonavano il clarino, poi la sera facevano lo spettacolo. Ma ridevano tutti di Dalla. Io invece avevo il coraggio di prenderlo. E questo marito me l'ha sempre riconosciuto negli anni Dalla, dove mi vedeva, mi urlava, ti rincanti, tu sei un grande, perché tu sei stato una delle poche persone che hai creduto in me.
E questo, queste cose mi hanno segnato perché la musica non è come la lingua, è un'unica internazionale, mondiale. Vai a Tokyo, la musica è sempre la stessa, vai in Russia, la stessa, in America è la stessa. E invece parlare, ci sono le varie lingue, e la comunicazione è molto più facile, ci si capisce parlando con la musica. Io ho avuto questa fortuna che mio padre mi ha lasciato questi fermenti musicali che ho dentro, che mi hanno aiutato moltissimo nella vita e ho fatto grandi conoscenze. Tu vieni da una famiglia povera, mi dici che non c'era la fame, ma tanta miseria. Quindi questo ha caratterizzato questo, diciamo, modus vivendi, questa terra, perché ho sentito anche altre testimonianze, tutto sommato si parte dalla povertà, magari non fame, ma miseria. Quindi può essere quello anche un trampolino di lancio, diciamo, per ingegnarsi. Sì, sicuramente. A me mi ha aiutato molto. Io ti racconto un aneddoto che accadeva. Essendo la miseria, spesso in campagna, sabato alla domenica, c'era la gente che andava non a rubare, ma a prendere un grappolo duro per mangiare. Allora mio porobabbo e mio nonno mi dicevano, a me e mio fratello si metteva col clarino a controllare che non venisse la gente a prendere il grappolo d'uva. Noi ci ingegnavamo già con un po' di canne a fare i granuli d'uva caramellati col fuoco e ridevamo come i pazzi e passavamo la giornata facendo dei sogni, perché avendo la miseria io mi ricordo che vedevo le prime macchine passare perché la strada era battuta, un fumo dalla miseria quando passava un motore, era un evento. E io avevo come un film alla testa, sognare, perché da noi passava la Mille Miglia qui sulla statale. Io mi ricordo che la prima volta che ho vissuto con mio prononno, mio babbo, la Mille Miglia, mi era rimasta talmente nel cuore vedere questi bolidi che mi dava la sensazione di una con la velocità di arrivare al successo, perché andavano così forte. Io dicevo nella mia testa: se io ce la faccio salire su quella macchina, chissà che non abbia la fortuna di raggiungere delle soddisfazioni. E mi ricordo che ridevo come un pazzo e mio papà mi rimproverava su questo: te Luciano, sogni troppo. E rideva perché forse gli faceva piacere, perché lui forse è un sognatore, più sognatore di me. Lui è stato un grande padre, quanto ha inciso e quanto è stato, tra virgolette, un peso, nel senso che molto spesso i padri di un certo calibro un po' tendono a, ma non volendo, spersonalizzare. Abbiamo visto grandi cantanti i cui figli poi si sono lasciati quasi schiacciare. Invece tu a un certo punto hai preso lo scettro in mano, ma comunque l'esempio viene da tuo padre, da tuo nonno. Sì, da tutti e due. Io ho avuto la fortuna di avere due. Il nonno vero, che adesso cerco di trasferire ai miei nipoti, e il padre. Mio nonno era più, diciamo, passionale, più a terra a terra. Invece mio babbo aveva una marcia in più. Si vedeva che era un grande imprenditore. Se oggi abbiamo dei capitali, probabilmente se c'era mio padre vivo ne avrei voluto molto di più. Perché lui aveva una forte capacità imprenditoriale. E questo per certi aspetti mi ha aiutato molto a formarmi, perché lui era una persona intelligente. Io a 16-17 anni mi mettevo lo smoking, perché non è come adesso nei locali da ballo ci si vestiva in smoking, tutti i camerieri, giacca e cravatta, si serviva ad alto livello di servizio ai tavoli. Perché lui aveva capito che il nostro locale alla Baita era il locale più popolare e più giovanile. Io ero un ragazzo giovane, un 82, un 83, mi metteva già all'ingresso perché ci volevano le facce nuove. Io e il Bomandi ci mettevamo all'ingresso, lui aveva capito che io avevo questa diplomazia, il rapporto con la gente, io parlavo francese, parlavo tedesco, anzi mi mandava in Germania, in Francia, in inverno, a lavorare, a imparare la lingua. Anzi, mi ha spinto, però
Quando purtroppo mi è successo che mio babbo l'ho perso in qualche mese, in un male incurabile, in tempi velocissimi, Tra l'altro giovanissimo, perché 40 parliamo anni, 40 anni. 40 anni, poveretto, io ne avevo 20 e quindi è stata dura perché affrontare un'azienda con 25-30 persone di personale, mio fratello che suonava già all'Accademia di Santa Cecilia, era già primo percussionista all'Accademia di Santa Cecilia, la responsabilità mi stava per schiacciare in quegli anni. Poi ho avuto la fortuna di incontrare mia moglie che mi ha sinceramente rasserenato, aiutato ad affrontare, perché era un problema più che economico di sicurezza, di coraggio anche. E quindi questo mix tra la mamma, la moglie e un'altra persona che mi ha aiutato molto, non economicamente, però psicologicamente è stato mio suocero, il marito, il babbo di mia moglie, Cesare, che mi ha voluto bene come un figlio. Lui con me rideva davanti perché io lo facevo ridere, poi era un po' incosciente sotto l'aspetto imprenditoriale, a lui gli piaceva questa cosa. E lui mi spingeva sempre: no, vai avanti, che è giusta la tua idea. E anche lui, sotto questo punto di vista, mi ha aiutato molto. È importante questo passaggio della moglie. Tra l'altro, tuo padre, vi dicevi prima, che vedeva di buon grado e buon occhio questa donna, donna non di facili costumi, perché in realtà in questi luoghi chi viene da fuori sa che, insomma, tra donne, turiste, attrici, cantanti, insomma, voi maschietti un po' distratti siete sempre stati, diciamo così, no? Quindi questa figura che poi riesce ad essere importante nella tua vita e a dare ecco, quello sprone, quel coraggio in più. Sì, ma guardate che Riccione era consapevole. La donna che era in casa, una moglie del bagnino, una moglie dell'albergatore, o una moglie, quello che aveva le attività notturne, erano consapevoli che c'erano le donne. Il mercato turistico riccionese è cresciuto molto su questa cosa. Il turismo sessuale che adesso sbandierano a Cuba e in Brasile, qui è nato negli anni 60. Specialmente francesi e tedeschi venivano anche per questo. Il bagnino o il cameriere, oppure ancora di più l'orchestrale, il cantante dell'orchestra funzionavano. Mio padre mi conosceva perché ero suo figlio, io ero molto simile a mio babbo. Infatti mia mamma mi diceva: te sei un poco come tuo padre, in senso buono, perché avete troppe donne che vi girano intorno. E quando mio padre, io gli presentai la mia ragazza in quel momento, che io la portai in casa, lui appena uscì mi chiamò e mi dice: ciao, veniamo qui adesso, io e te parliamo, e mi dite: sta ragazza mi piace, conosco suo padre, questa è la donna per te, o qui fai sul serio, o se no lasciala stare, lasciala perdere. Lascia perdere tutte quelle donne che ti vendono intorno, ma questa potrebbe essere la donna della tua vita. Mi disse queste cose, che mi lasciarono il segno, perché io andavo in Francia, in Germania, all'estero, d'inverno, per imparare le lingue e lavorare, perché usavo così una volta. E io sono partito un anno in Germania, a Freiburg, mi ricordo. Sono stato 3 mesi e mezzo, sono stato male come un cane perché praticamente la Gabriella mi aveva lasciato il segno e mi mancava, e quando sono venuto a casa ci siamo messi assieme definitivamente. Tra l'altro, bellissima donna. Acquafan, beh, è stata una diciamo, dei luoghi più rinomati, più importanti dal punto di vista divertimento. Possiamo dire che è stato uno dei parchi, diciamo, più grandi, innovativi nel proprio genere. È stato non il primo d'Italia, il secondo, ma l'innovatore, il marchio più forte, è diventato come comunicazione
quando facevano un paro acquatico, dicevano che si facevano un aquafan. Io prima di arrivare all'aquafan c'è un passaggio molto importante, che poi sarà la fortuna di aquafan. Si chiama American Disco Roller, che io nel 1980 i locali erano andati nella cacca, le discoteche irrompevano drasticamente. Io ero già 9 anni che gestivo il locale da solo, lì mi ero formato da imprenditore, ho trasformato la mia Valera in una discoteca, l'American Disco Roller, la prima discoteca in Italia sui pattini, a rotelle, mi davano tutti del pazzo. Invece è stata la mia fortuna, non solo economica, ma imprenditoriale, come testa, come crescita, perché lì ho avuto la consacrazione definitiva, la mia sicurezza da imprenditore che aveva avuto il coraggio di cambiare, la forza dirompente di dire basta e cambiare vita. E lì ho acquisito sicurezza e ho avuto la fortuna di conoscere una persona che ora sono molto amico e devo molto per il successo di Agafana a lui, Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto era il mio disc jockey all'American Disco Roller, alle prime armi. L'anno successivo, 82, 80, dunque, sì, 82 mi sembra, lui esce dirompente con Gioca Giué e lì iniziò la consacrazione della mia e della sua fortuna, che negli anni forse è un destino, probabilmente credo, nella vita. Io sono sempre convinto che è stato mio padre che mi ha messo assieme a Claudio Cecchetto. Perché ho voluto, prima di parlare di Agafan, fare questo passaggio? Perché io sono riuscito a comprare all'asta il podere dove mio povero padre faceva il contadino, all'asta di Bergamo. Perché con gli anni quel terreno dove mio padre lo coltivava con mio nonno era diventata una discarica. Un'azienda che si chiamava Pastorino per il comune faceva la raccolta della mondezza e nel nostro podere bucava, toglieva la terra, metteva la mondezza e la coprivano. Dove c'era Cofan, quella era una discarica, una parte di quel terreno. Io con la mia voglia di dar segno di tangente, che ero riuscito nel mio intento di raggiungere l'obiettivo che mio padre mi aveva tramandato, ho voluto comprare con un mazzo di cambiale al tribunale e altri due amici con me si misero, che adesso uno non c'è più, Silvano Mazzotti, è un ingegnere del prete, comprammo questo podere con un pacco di cambiali. E il destino volle che attraverso un altro amico riccionese, un mio carissimo amico che stava sul mio viale, Trossani, sono venuto a contatto con Aldo Emilio Moretti, un italo-americano, e ti do una novità, che Aquafan è nata a Madonna di Campiglio, sempre da Barzelletta, da Loi. Io vado a Madonna di Campiglio con mia moglie e i miei figli che erano piccolissimi, e sai, il contadino che va a Madonna di Campiglio, gira, gira, vede c'era il boom dell'immobiliare, io vado dentro per comprare un appartamento. Mi innamoro, conosco Sto Moretti, comincia a raccontarmi che lui veniva a Riccione, andava a Savioli, si divertiva da morire negli anni 50 e 60, che vorrebbe fare qualcosa, e io nel frattempo mi vendo un appartamento. Gli do un acconto, io non mi ricordo, 2 milioni, vado a casa in albergo, mia moglie si arrabbia violentamente. Tu sei matto, mi fai lavorare come un cane. No, in montagna io capisco, aveva ragione, con 2 bambini piccoli, quattro salopette, quattro giacavetto, quattro scarponi, è un casino, no? Lavorava più lì in montagna che a casa. Allora il giorno dopo vado lì e gli dico, guardi Aldo, io ho un problema. Guardi così così e lui mi dice, non si preoccupi, il suo appartamento è già venduto domani. Questi sono i suoi 3 milioni,
me le dai dietro. Però mi piace, lei è una persona che ha perso l'età, aver avuto il coraggio dopo venire qui, vuol dire che lei ha coraggio dalle sue cose. Le do un'idea. Io voglio fare un aquafan, no, no, un parco acquatico, scusi. A Rimini o Oricione. Ha detto, ma scusi, che cavolo è il parco acquatico? Mi prova a dire di cosa si tratta, io naturalmente non ne ho capito niente, ma mi aveva segnato la forte personalità di questa persona e dove aveva una spiegazione così pratica ad esprimere il concetto del parco acquatico che mi ha affascinato. Mi sembrava di rivedere mio padre, guarda caso era del 30, come, è del 30 ma ancora vivo, come mio padre. Mi dice, guardi, fra 20 giorni io vengo da lei e le spiego. E gli faccio, guardi che io ho un podere all'uscita dall'autostrada di Riccione. Ah, ma io devo andare a vedere un altro Rimini. Ah, va bene, lui viene giù, mi ricordo ancora che arrivò con un Ferrari, arrivò, tra l'altro parcheggiò anche male, avrebbe dovuto chiamare un carro attrezzi perché si è rifangato, non riusciva più a uscire, aveva più tutti i giorni per me. Si innamora del posto perché dice, qui, uscita dall'autostrada, parcheggio a ridosso, successo assicurato, ma era così talmente sicuro che io la notte non ho mai dormito dalla sicurezza che questa persona aveva. Mi dice, guarda, ti rincanti, fra una settimana si prepara, controlli il passaporto, andiamo a Miami a vedere i parchi, ad Orlando. Io un po' frastornato, però con la voglia di emergere, una benzina dalla Madonna che ho sempre avuto dentro, ci sto vengo. Io quando arrivo al Wet n' Wild di Orlando rimango paralizzato. Era gennaio, i primi di febbraio probabilmente, forse sì, metà febbraio. Mi trovo 7-8 mila persone, tutti in costume, che scivolano da tutte le parti. Io cosa faccio? Faccio come i giapponesi, con la mia macchina fotografica, fotografo tutto e mi sono talmente entusiasmato che mi aveva. Io ero già pronto ad affrontare la cosa. E lui mi dice: la sera tu mi portava nei locali per far vedere che locale dovevo far dentro. Mi spiegava del fast food, io non sapevo nemmeno che cazzo era il fast food. Era il mangiare veloce, come, eccetera. Però mi fa lui. Luciano, stai attento, che il gusto americano di solito funziona in Italia, ma bisogna adattarlo alla cultura, alla mentalità e ai gusti italiani, se no fai un flop. Anche il parco acquatico che andremo a fare non può essere come questo. E aveva ragione. E io ero talmente imbenzinato che ho chiamato mia moglie dagli Stati Uniti, gli ho detto, guarda, Gabriella, io ci credo a questa cosa, sto sognando, sto vedendo il film di come succederà giù dalle colline di Riccione. Ma stai attento che i riccionesi non lo capiranno e ti faranno la battaglia contro, però tu non devi mollare se sei convinto vai. La stessa cosa mi disse mia madre e mio suocero, che era il più forte, che mi diceva, sì, non ti fermare, Luciano. Mentre i bagnini che mi vedevano come concorrenza mi spingevano a non farlo, gli albergatori avevano provato a metterli dentro, mi hanno detto che noi eravamo dei pazzi, era impossibile trasferire i maghi in collina e noi partemmo come dei disgraziati, con un capitale sociale di 1 miliardo e 800 milioni, spendemmo 8 miliardi e non so per come abbiamo fatto arrivare all'obiettivo. Però credo che la stragrande maggioranza, se non c'era Claudio Moretti, non solo per la forza economica, ma per la testa che aveva, io ti ridò un dato molto bello, e dove mi ha dato una sicurezza quella volta, Luciano mi dice, noi dobbiamo fare per non affogare 200.000 paganti, e dobbiamo aprire entro metà giugno, se non ce la facciamo fare. Sai quanti paganti abbiamo fatto il primo anno? 220.000, non aveva sbagliato niente.
Incredibile, incredibile, una storia appassionante. Tra l'altro, questi sono aneddoti che probabilmente conoscono gli amici più intimi, più stretti, ma insomma, il pubblico non sa se non probabilmente da oggi, magari domani un libro, perché Luciano Tirincanti non scrive, dato che io credo che questa intervista sia solo un niente rispetto a tutto quello che è il tuo bagaglio di vita, di esperienza e anche di grande spiritualità, perché non ti nascondo che c'è stata molta commozione da parte mia nell'ascoltarti, perché ho percepito la presenza di tuo padre. Purtroppo ti posso dire che è stato molto molto forte e raramente succede, però è vivo e quindi è qualcosa che ha attraversato e sono felicissima che si possa trasmettere tutto questo perché è una presenza importante e ha segnato ogni passo ed è una cosa bellissima di cui gioire perché ha contribuito a dare Riccione quello che poi è stata la fortuna, perché di Acquafan si è sentito parlare in tutta Italia, in tutto il mondo, la Baita lo stesso, voglio dire, un percorso fortunato nel suo inizio abbastanza triste e drammatico, però tu sei stato bravo, hai saputo prendere in mano lo scettro e portare avanti questa grande figura in te che è sempre viva. Un libro, Luciano, dedicato. Ci penso un po'. Onestamente, ho anche cominciato sempre mia moglie che mi spinge, è lei che è più pratica in queste cose, mi spinge a scrivere questo libro perché lei dice, Luciano, molta gente lo sanno quello che hai fatto, ma la cosa più bella dice, ci sono stati dei passaggi storici nella città di Riccione che molti non conoscono. Io l'altra sera tu sei venuta alla manifestazione in onore di Gasperi. Bellissima, questo spazio Tondelli gremito di persone che ti amano perché abbracci, baci. Anche lì ho sentito un flusso meraviglioso di gente che era appassionata, ascoltava con grande interesse. Questa è la conseguenza di tutto quello che diciamo prima, nel senso che mia moglie mi ha detto una cosa bellissima ieri, che mi ha scioccato. Ancora dopo 50 anni di vita insieme, ci emozioniamo con i bambini. Mi dice, solo tu riesci a fare queste cose, non è casuale, mi ha detto, perché il pathos che tu trasferisci, poi ti faccio leggere un messaggio che mi ha mandato mia figlia, centrato in pieno, ha vissuto le mie sensazioni. Da chi io quelle serate l'ho vissuto in un'angoscia terribile, perché sentendo quei suoni, quelle musiche, che io ho rivissuto, vedevo mio padre e mio fratello che suonavano scene. Mio padre aveva una forte musicalità e mio fratello all'inizio non sopportava il fatto che mio padre suonasse così bene, perché dice, tu non hai studiato, sei un autodidatta, sei andato a scuola nella banda, io che vado al conservatorio, mi ricordo che facevano un pezzo che si chiamava Petite Fleur. Gaspar si incazzava perché il Petite Fleur di mio padre era migliore del suo, non era vero, perché io le sentivo tutte e due. Eh sì, mio bambino aveva molto più musicalità. Ma il pathos di mio fratello si sentiva già a 13-14 anni. Io ho avuto sempre la sensazione che mio fratello e il clarino fosse parte del proprio corpo, perché suonava sempre con un'anima incredibile. Tutti i pezzi che Gasper suonava, io sono andato diverse volte alla Scala, io sono stato all'Operà dove lui ha suonato. Non ho avuto l'occasione di andare al Bolshoi perché ti racconto una cosa molto bella che mi dice Gaspare. I russi sono dei grandi archi, però strumenti a fiato come gli italiani non esistono al mondo. E allora quando arrivava Gaspare a Mosca con Abbado,
sembrava che arrivava una star là, mi raccontava tutto, che tutti i musicisti del Bolshoi acclamavano Gaspare Abbado perché per loro era un grande musicista, un grande direttore d'orchestra. E dice Luciano, sta roba mi uccideva perché andare a suonare in quel teatro di quelle dimensioni con tutta questa responsabilità, con tutta questa gente che aveva delle aspettative, io arrivavo un'ora prima dell'evento che ero già cotto prima di cominciare e facevo fatica, però poi come entravo sul palco si spegnevano le luci, io non sentivo più niente, suonavo solo col mio clarino, non sentivo, ne vedevo nemmeno più i russi che applaudivano, non sentivo niente, uscivo dal mio trance, alla fine quando mi si accendevano tutte le luci che vedevo la gente nella faccia, ma prima non sentivo niente. Completa catarsi, catarsi, catarsi tutt'uno con bellissimo, un racconto veramente pieno di tutto, di grandi emozioni e soprattutto passione, passione, emozioni, quanto Riccione oggi ha bisogno di tutta questa passione, di questo amore per farla rinascere, diciamolo. Riccione ha vissuto dei momenti talmente in auge, talmente alti, aulici se vogliamo, che oggi ha bisogno di questa passione, ha bisogno di questo sentimento, di questo pathos, ha bisogno di rivivere con tutta questa bella musica, questa bella gente. Come vedi tu Riccione in proiezione? Sono un sognatore, io il giorno lo vedo, sono anche sicuro, però purtroppo ho 70 anni faccio fatica a vederlo. Però io ce l'ho il sogno. E di solito i miei sogni si realizzano. Voglio raccontarti il passaggio di tutto, dalla vittoria di Agafan, che la tradito un po' dall'emozione, del pathos che ho con mio fratello, mio padre, che me lo sono trascinato tutta la vita. Ti racconto il passaggio e ti dico perché Agafan non è saltata, ti dico perché Agafan è diventato un luogo di destinazione, la gente non sa nemmeno cosa vuol dire un luogo di destinazione probabilmente, però lo è diventata in un passaggio importante. Noi ci siamo divisi i compiti, quando il cantiere è aperto, Moretti, che era un costruttore, ha capito che non ce l'avremmo fatta. Allora ci siamo divisi i compiti. Io seguo il cantiere, tu devi seguire tutta la comunicazione, l'organizzazione, la scelta del personale, le sponsorizzazioni. Io ti garantisco che il parco è pronto. Però noi non possiamo costruire il parco se non venderlo prima, perché falliamo. Tu dedichi questa cosa, la sera ci vediamo, mettiamo scene. Ci vediamo nel suo appartamento all'attico di fianco all'Hotel Parco. Mi ricordo che io raccontavo tutto quello che ho fatto io la sera quando raccontavo lui. Un giorno ci troviamo in un imbuto così. Il nome piaceva, era indovinato. Tranne i riccionesi, chi veniva capiva che quello era un successo. Perché i riccionesi purtroppo hanno un limite, che l'innovazione non la vogliono. L'innovazione vuol dire mettersi in discussione anche te stesso. E perché mi devi innovare? Io sto bene così. C'è stato un passaggio dove lì è stato determinante il mio intuito, la mia un po' incoscienza, perché delle volte riesce anche incosciente. Decisione che sponsor prendere sul gelato. Avevo una proposta dell'Algida. 35 milioni all'anno per 3 anni, 105 milioni. Il giorno dopo vado a incontrare la Motta, l'Italgel, mi ricordo ancora, Stefano Bosi, amministratore delegato. E prima di andare all'incontro parlo con Moretti, il mio amministratore, gli dico, guardi Aldo, io devo vedere la Motta, ieri abbiamo l'offerta dall'Algida da 105 milioni, cosa faccio?
Ricanti, abbiamo bisogno di soldi, lei prenda chi ci dà di più. Va bene, questo era il mandato, io dovevo eseguire. La motta più di 30 milioni dopo discussione di un paio d'ore, il progetto era molto similare, i colori erano giusti perché erano, il Maxicono gelato aveva gli stessi colori quella volta di Aquafan, bianco-azzurro. A me piaceva da molto quell'abbinamento, però 15 milioni per 3 anni per noi quella volta era una palla di soldi. A un certo punto Stefano Bosi, quando aveva capito che io non avrei accettato la sua proposta, e mi dice: guardi, io ho una proposta ulteriore da fargli. Io le do due trasmissioni televisive di una trasmissione che gira tutta l'Italia, che si chiamerà DJ Beach. Ah, e gli dico: chi la produce? Claudio Cecchetto. Io rimango scioccato. Come Claudio Cecchetto? Faccio finta di niente, esco dall'ufficio. Non chiamo Moretti, non chiamo nessuno, chiamo Claudio Cecchetto e gli dico: che cazzo fai tu? Vuoi fare una... Sì, io sto facendo una trasmissione di 52 puntate, giro tutta l'Italia. Si chiamerà DJ Beach, è la trasmissione estiva di DJ Television. Ma gli dico: ma lo sai cosa sto facendo io? Così così ripeto il progetto di Agafan. Non perdere la trattativa, fra 3 giorni vengo giù a Riccione e vengo a vedere cosa stai facendo. Dopo 3 giorni arriva Cecchetto in mezzo alla montagna di terra, gru, bulldozer lì, si capiva niente di quella collina. Mi ha detto: se tu per metà giugno, perché devo cominciare a girare i primi di luglio, io faccio le 52 puntate qui da te. Però dobbiamo chiudere con la Motta. E tu va bene, io parlo con il mio amministratore, io, e lui mi fa: io parlo con la Motta e ci vediamo fra un paio di giorni. Io vado da Moretti, gli spiego tutto, Moretti: sì, con 52 puntate, la nostra fortuna, andiamo avanti, facciamo così. È stata la nostra salvezza perché i primi 15 giorni, abbiamo aperto a metà giugno, c'erano 500-600 persone al giorno. Il 4 luglio, che era lunedì, siamo andati in onda. Il primo sabato avevamo 5.000 persone, il secondo sabato 9.000, quasi 10.000, il terzo sabato di luglio il parco imballato, 12-13.000 persone. E da lì è stato un successo clamoroso perché siamo entrati nelle case degli italiani. DJ Beach facevo 1.300.000, 1.400.000 d'ascolto, ma di giovani. I giovani fanno le tendenze, le mode. Da noi veniva gente da Bari, tutta una notte aspettava lì e quando aprivamo i cancelli la mattina alle 10 c'erano già 500-600 persone che venivano da tutta Italia. E Claudio Cecchetto è stata la nostra fortuna perché da lì poi è nata con lui il Walkie Cup, il bicchiere della Coca-Cola. Che lì è tutta una barzelletta come siamo arrivati a quel risultato che poi ti racconterò. Ma infatti mi sto appassionando, qui non basta una sola intervista perché è tutto ricco, pieno di aneddoti che veramente appassionano. Stile, avanguardia, innovazione, evoluzione. Questo è il futuro che merita Riccione, perché nasce da zero, diventa quella che poi sappiamo tutti, in tutta Italia e in tutto il mondo, perché qui venivano da tutto il mondo, Europa in primis, e quindi il futuro di Riccione. Come lo vedi? Al di là del fatto che tu hai detto hai la tua età, ma al di là di questo c'è uno spirito che si eterna nel tempo, per cui come sogni la tua Riccione? Quella volta Riccione vuole anche avere uno slancio verso il futuro. Non sarà facile, però è una partita che va giocata. Riccione non uscirà perché Riccione dei riccionesi non l'ha fatta nel PD, nella DC, nel PSI. I riccionesi erano l'avanguardia già dei primi Novecento, quando noi avevamo gli alberghi pieni di cecoslovacchi e Riccione era vuoto. Poi lo
la spinta definitiva sul turismo ce l'hanno data i gerarchi di Benito Mussolini, perché erano tutti qui, e dietro a Benito Mussolini vennero i più grossi industriali di Riccione, qui a Riccione, comprarono la prima casa, gli Invernizzi. Era diventato un luogo di incontro. Poi non è casuale che Riccione diventa la moda, la tendenza, non è casuale che nasce Viale Ceccherini, non è casuale che c'era la Villa Alti, il Savioli, il Valle Chiara, la Baita, il Florida, il Bad Caverna. Non è perché non c'erano a Rimini, sì, c'erano dei locali. Intanto, prima di tutto, i più bei locali della Riviera erano in mano a dei riccionesi. L'Eden Rock, che era il locale dalla collina di Capice, era in mano dei riccionesi. L'Embassy era di un riccionese, sempre lì. Il Grande Paradiso era di Gianni Fabbri. Il povero Gianni Fabbri, che per me è stato il più grande di tutti noi, dopo il grande Beppi Savioli, aveva imparato il mestiere dal grande Beppi Savioli. Quindi i riccionesi hanno sempre avuto una marcia in più. Il problema è che noi non siamo riusciti, a noi, quanto dico noi, anch'io, non siamo riusciti a trasformare le nostre gestioni familiari in aziende. I nostri figli ci hanno abbandonato perché noi venivamo dalla miseria, accettavamo di fare gli schiavi del cliente, il cameriere, il barista. I nostri figli, che li abbiamo fatti studiare, sono tutti laureati, a fare il cameriere oppure portare la valigia al cliente quando hanno studiato, è la colpa la nostra, perché noi non abbiamo costruito l'azienda. Se noi da tre pensioni facevamo unica, facevamo un albergo di 100 camere, probabilmente mio figlio e mia figlia sarebbero rimasti nell'azienda, perché probabilmente mio figlio faceva il responsabile marketing della comunicazione, la figlia magari teneva la contabilità, sarebbero state nell'azienda costruita. Ma la realtà è che noi le aziende non le abbiamo costruite e l'innovazione la fanno i giovani, non la fanno gli adulti. Riccione si può salvare e ci sono le condizioni per salvare, perché è ancora fortunatamente un bel territorio e grazie al più grande urbanista della Riviera Adriatica, che è stato Ceschina. Perché se oggi non avessimo i terreni di Ceschina tutti lì ancora disponibili a creare atmosfere diverse, ambientali, miglioramento della qualità della vita, se erano nelle mani di noi riccionesi quei terreni avremmo fatto alberghi, appartamenti da tutte le parti. Quando definisco urbanista, il grande urbanista, è perché lui non ha venduto, è rimasto fermo, probabilmente lui non aveva bisogno di fare il costruttore perché aveva altre attività a Milano, però questa è stata la nostra fortuna. Noi dobbiamo cogliere questa opportunità, ricominciare ad investire, fare delle aziende che stiano in piedi, avere il coraggio di fare degli alberghi che lavorano 7-8 mesi. Quindi allungare la stagione. Io vado in vacanza, non so, faccio l'esempio, io sono andato a Ischia, non c'è solo il Poseidon, ci sono 4-5 parchi con piscine di tutte le temperature, che io vado a novembre. Io sono andato adesso a Merano con una temperatura di 2 gradi, io facevo il bagno fuori nell'acqua a 38 gradi. Voglio dire, perché no a Riccione questo? Non è possibile? No, non ci credo. Riccione, basta avere un po' di energia, ma prima di tutto Riccione bisogna amarlo. E la propria città, se non l'ami, è difficile che tu riesci a trasferire nei tuoi colleghi, nei tuoi amici, nei tuoi imprenditori, questo, la città va e sarà amata in tutti i sensi.
E nelle attività ci deve essere anche il pathos, se non c'è il pathos non si crea il confronto. Tu mi hai fatto molto piacere prima quando mi hai detto che quando sei venuto alla manifestazione di mio fratello la gente mi riconosce a me la persona un po' incosciente, un po' esuberante, sì, però sono sempre stato un altruista, sono con un po' di incoscienza ho cercato di trasferire quello che mio padre, che mi ha insegnato, è mio nonno. Io spero che i miei figli, io ho grande fiducia nei miei nipoti, ho due nipoti che sono due bombe, Nicolò e l'Anna, io credo che lasceranno il segno, Riccione. Perché hanno una personalità terribile, simpaticissimi, bella faccia, e specialmente il maschietto ha un pathos dalla miseria. L'Anna è più pratica, più forte di personalità. Nicolò è più trincante, credo. Ma buon sangue non mente, quindi benvenga, benvenga che i giovani possano raccogliere questo grande impegno che è stato appunto lo spirito evoluzionista e di avanguardia. Sicuramente bisogna riporre fiducia nei giovani, ancora riporre, perché dopo un periodo ecco di come dire allontanamento dei nostri giovani e diciamo da in tutta Italia accaduto, probabilmente i nipoti continueranno perché bisogna avere speranza assolutamente nelle nuove generazioni. Luciano, io ti ringrazio, un'intervista che credo avrà molto successo perché tante cose non si sanno ed è sempre importante andare alla fonte direttamente per sapere, conoscere e soprattutto ascoltare. Grazie. Grazie a te, bimba.